Vienna giorno 2, che in realtà è il giorno 3 perché siamo arrivati pomeriggio. Bellissimo quest'autobus. Stiamo andando allo zoo dello Schloss Schönbrunn e poi scappiamo via da Vienna per ritornare verso la parte più centrale dell'Austria. Stiamo tra l'altro decidendo di scappare dall'Austria perché da Innsbruck in poi sembra che ci sia una settimana di temporali, piogge, quindi in questo caso potremmo pure scappare verso la Germania, fare Foresta Nera, andare sicuramente al Königssee. Vedremo. Volevo completare il tour dell'Austria, però se ci dobbiamo beccare una settimana di temporali, pazienza, decideremo. Pensi di questo Schloss Schönbrunn? Bello, bellissimo. A parte il nome che è uno scioglilingua. Sì. Intanto siamo passati davanti all'orto botanico con delle che piante. Questo? Sì, bellissimo, con delle piante molto insolite. Adesso stiamo passando davanti a degli alberi di tale. I nuraghe. Di questo parco, di questa fortezza, sono incredibili, cioè arrivi a certi momenti a non capire dove sono i vari palazzi. Comunque questi austriaci imperialisti devono essere dei gran megalomani, perché dico, allora, questo è il palazzo, lo Schloss Schönbrunn. Io sto andando sopra lì a fare una foto. Dice, ma perché? Ora ve lo faccio vedere perché. Ce ne avevano di soldi da spendere, avevano ragione i filosofi che parlavano del Leviatano, della natura dell'uomo a sovrastare gli altri, a spillare i quattrini. Tante persone a lavorare e questi si facevano palazzoni e giardini galattici, come avviene adesso, quindi non c'è niente di nuovo. Attenzione del parco comprensivo di zoo. Puzzette, vero? Senti questi rumori strani? No, lo fanno con la bocca. Ah, pensavo fossero puzzette. È loro verso. Ho capito, non lo sapevo, sai? Non ha pegnato lo spettacolo piacevole. Il tasso d'umidità? 100%, guarda quanto sono grandi quei pipistrelli, è una bella cotoletta. Giorni di pioggia, di sole ininterrotto, tuoni galattici ci costringono a fuggire da Vienna. L'apocalisse. Emiliana non vuole, mi ero gentilmente offerto di andare a prendere il camper e di venire a prendere, ma si spaventa di perdersi allo zoo tra lupi. Non è vero. E manguste, perché deve rimanere insieme fino alla fine. Trucchi per mantenere attivi i bambini dopo chilometri e chilometri. Figlio, leva! Siamo quasi arrivati! Siamo quasi arrivati! 200 metri! 200 metri!
pollicino. Dai, come sei arrivato prima di mamma, fatti 5. Fatti 5. Mamma paga. Mamma, ho già vinto io, perché io sono in squadra con mamma. Voi pagate. Paghiamo noi. Abbraccio della famiglia. Abbraccio della famiglia. Papà, non ti preoccupare. Ma devo abbracciare il pollicino. Abbracciamo il pollicino. Abbracciamo il pollicino. Abbracciamolo tutti. Deviazione è stata accolta da questo bel arcobaleno, che è un buon presagio. Stavamo andando di fretta a Linz, abbiamo deciso che stavamo per dimenticarci la Wachau, che è la valle bellissima, insomma, dovrebbe essere bella, per cui deviazione, andiamo verso Melk, si chiamava, mi ricordo, una serie di paesini sul Danubio e poi si vedrà. Secondi dopo è tutto d'un tratto il Danubio. Troviamo in questa graziosa area di sosta sotto Stiftsgottweg, dove c'è questo famoso castello, più che castello un'abbazia, un monastero, dove pare che producono anche vino e birra. Abbiamo fatto questa deviazione per puro caso, perché stavamo andando a Linz di ritorno dopo Vienna, un po' stufi della città. Pioviginava, abbiamo deciso di fare questa deviazione verso la parte del Wachau, dove ci dovrebbe essere una vallata di scenari belli, vigneti a destra e a sinistra, e abbiamo trovato questo posto che veramente merita un'ottima luce, un bel tramonto. Adesso andiamo a capire dove dormire e come esplorare. Siamo arrivati al monastero. Sei arrivato a destinazione. Wow. Che spettacolo con questo tramonto. Al tartufo, zucchine saltate in padella, salmone, guacamole, insalata, si nota la voce di insalata, Philadelphia, questo pagnottino che è bellissimo in Austria, è un panino burroso, semicornettoso, pane saltato nella nostra, mitica, Ridgemank. Col fiore, salutiamo. Col fiore.